Valagro è una global company che è leader nei biostimolanti, nelle specialità nutrizionali come i micronutrienti chelati, i fertili irriganti. È un'azienda basata in Italia che fin dalla sua nascita ha fondato la sua mission su tre importanti pilastri: la sostenibilità, l'innovazione, la ricerca e il rispetto per le persone. In questo contesto del secondo congresso sui biostimolanti ci troviamo effettivamente a nostro agio, perché il fatto di avere un investimento in ricerca e sviluppo pari circa al 4% del nostro fatturato ci posiziona come leader del settore anche dal punto di vista dell'innovazione e della ricerca. Un'innovazione alla ricerca che non facciamo da soli all'interno di Valagro, ma che cerchiamo di implementare attraverso anche collaborazioni in tutto il mondo con centri di ricerca pubblici e privati. Questo pensiamo sia un modello, diciamo, anche di business per la ricerca e sviluppo, che porta a trovare sempre nuovi prodotti che siano utili per il futuro dell'agricoltura, che deve garantire questa grande sfida che è produrre di più con meno risorse e quindi puntando molto sulla sostenibilità. Cosa significa innovazione in Valagro? Significa ovviamente investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche una piattaforma tecnologica che noi abbiamo denominato Gea Power, che si fonda su quattro pilastri fondamentali: la conoscenza della materia prima, l'applicazione della genomica, della fenomica, della metabolomica, quindi il conoscere veramente le sostanze, che cosa fanno sulla pianta e quali sono i benefici che loro portano, e poi soprattutto anche la parte di prove in campo per vedere se dal laboratorio quello che abbiamo visto in laboratorio viene poi replicato anche in campo.